Il sindaco di Mariupol, Vadim Boichenko, smentisce Vladimir Putin affermando che la città è ancora in mani ucraine, dopo che il presidente russo ne aveva rivendicato la conquista, ordinando però di non assaltare la residua resistenza ucraina sul campo di battaglia. Boichenko ha detto che le forze russe stanno portando i corpi degli ucraini uccisi in una fossa comune nella città di Manush. La città era, è e rimane ucraina oggi, perché i nostri coraggiosi guerrieri, i nostri eroi, la stanno difendendo al meglio delle possibilità. Non importa quali dichiarazioni vengano fatte in Russia, la città è e sarà ucraina. Mariupol è stato un obiettivo chiave per la Russia sin dall'inizio dell'invasione. Far propria la città consentirebbe a Mosca di stabilire un corridoio di terra verso la penisola di Crimea. L'operazione continua secondo i piani. Mariupol, che è diventata fulcro di informazioni nazionaliste, è stata liberata. C'era e c'è tuttora un'opportunità per le truppe ucraine di deporre le armi ed uscire attraverso corridoi stabiliti. Intanto tre autobus di civili evacuati hanno lasciato il porto cittadino e sono arrivati a Zaporizhia, nel sud-est del paese. 10 soldati e 9 civili sono inoltre stati rilasciati in un nuovo scambio di prigionieri con la Russia.